Comincio subito con una considerazione che la città di Roma è stata per il mondo antico qualcosa di insuperabile, di insuperato. È stata veramente la capitale di quello che era considerato allora il mondo civile. La storia antica ha conosciuto tre grandi imperi, quello romano, il quale poi è crollato per quanto sia durato molto a lungo. L'ultimo lembo di territorio romano che sia caduto è la città di Costantinopoli, la capitale dell'impero romano d'Oriente, che è caduta nel 1453. Poi un secondo impero importantissimo che ha avuto degli alti e bassi è stato l'impero persiano, che ha avuto la grande rinascita sassanide, che poi si è fuso con la civiltà islamica, e un terzo impero, il quale poi è diventato una repubblica ed esiste ancora, la Cina, che è l'unico dei tre grandi imperi dell'antichità che sia giunto sino ai nostri giorni. Ma quello che era lo splendore di Roma e la sua grandiosità è qualcosa di cui noi abbiamo una pallida idea. Roma non solo era una città gremita di tesori, di storia e di arte, ma era anche una grande città per numero di abitanti. Generalmente si crede che le mura costruite alla fine del III secolo dall'imperatore Aureliano circondassero tutta la città. Questo non è esatto. Le mura di Aureliano hanno praticamente circondato solo quello che era un grandissimo centro monumentale, ma al di fuori delle mura la città abitata doveva continuare. Lo dimostra il fatto che per costruire le sue mura Aureliano e i suoi architetti hanno incorporato anche degli edifici piuttosto alti. C'è per esempio vicino alla porta di Burtina la facciata di una casa a tre piani, la quale è stata incorporata nel muro, quindi vuol dire che la città continuava. E sappiamo anche da scrittori antichi che esistevano dei sobborghi come quello di cui parla lo scrittore Ammiano Marcellino, e che si trovava sulla via Nomentana all'altezza dell'odierna Basilica di Sant'Agnese. Ma anche oggi, se si scava, come io ho visto, lungo le vie consolari, anche a distanza di chilometri da quelle che sono le porte delle mura di Aureliano, dopo 2 o 3 metri o anche meno si scopre uno strato di mattoni, di legno bruciato e di altri avanzi che dimostrano come il luogo fosse abitato, cioè Roma doveva essere una grande città monumentale, enorme, circondata da una gigantesca periferia del tipo di quelle che oggi noi chiameremo favelas, tipo quelle brasiliane, cioè una periferia di baracche. Questa situazione viene generalmente ignorata, ma è provata anche dalla enormità degli edifici pubblici della città. Quando si pensa alla capienza del Circo Massimo, del Colosseo, e alla quantità degli edifici termali, di cui alcuni veramente colossali, come le grandi terme vicino all'odierna stazione Termini, costruite da Diocleziano e da Massimiano, le terme di Traiano sull'Esquilino, quelle di Severo Alessandro nel Campo Marzio, vicino al Pantheon, ci si chiede, o quelle addirittura enormi, finite dall'imperatore Caracalla, dopo verso il Circo Massimo, ci si chiede, ma chi poteva adoperare degli edifici termali così grandi? Doveva esserci una popolazione molto superiore a quella del milione e milione e mezzo che generalmente viene accettato. Doveva essere una città molto più grande, la quale poi aveva una periferia alimentata da tutti coloro che, come oggi accade al Messico o al Cairo, abbandonavano le campagne. Quindi la Roma, alla fine del IV secolo, doveva essere una città di splendore immenso per i suoi monumenti, ma anche molto affollata, sia dagli abitanti all'interno della cinta muraria, sia da coloro che vivevano al di fuori. L'imperatore Aureliano, il quale dopo la grande crisi del III secolo ricostruisce l'impero su basi militari, aveva previsto, ahimè giustamente, che la città poteva diventare obiettivo delle incursioni dei barbari. Ai suoi tempi questo poteva sembrare un
pensiero da pessimisti, ma poi la realtà si è dimostrata superiore alle più nere previsioni. E nel 410 la città, dopo un assedio, venne occupata, venne invasa dai visigoti del re Alarico. Guardando i film storici o leggendo certi libri si pensa subito che la città antica sia stata distrutta dai barbari, i quali hanno dato fuoco agli edifici, abbattuto colonne, eccetera, eccetera. Tutte cose che i barbari non hanno fatto per due ragioni. La prima è perché il primo invasore visigoto, Alarico, era di educazione già profondamente romanizzata, quindi un rispetto verso la città ce l'aveva. Pare che durante la sua occupazione sia andata a fuoco nel Foro Romano la Basilica Emilia, ma non è sicuro. La Basilica è stata bruciata, ma non si sa bene quando. Quello che è sicuro è che invece andò a fuoco la residenza imperiale degli Orti Sallustiani, situata proprio nel punto in cui egli entrò a Roma, punto che ancora si può vedere nelle mura aureliane, cioè un grosso squarcio riparato più tardi da cui è entrato Alarico. Mi sembra che sia la notte del 23 agosto del 410. Comunque la cosa fece un'immensa impressione, ma non dimentichiamo che spinse Sant'Agostino a scrivere La città di Dio, ma non è che la città abbia molto sofferto. D'altronde i barbari cosiddetti, i visigoti, non cercavano di abbattere i monumenti, sebbene di impadronirsi di metalli preziosi e di ottenere un riscatto. Curioso che poi Alarico, per riscattare Roma, chiedesse dei sacchi di pepe, anche fra le altre cose. Pepe che era preziosissimo allora, perché le carni macellate ove dovevano venire mangiate subito oppure dovevano essere conservate sotto pepe o sotto sale. Quindi non so se chiese 10 o 20 sacchi di pepe, cosa preziosissima. Ma la città praticamente è rimasta intatta. Una seconda incursione invece, molto più grave, fu quella dei Vandali nel 455, i Vandali del re Genserico, Vandali i quali erano scesi nella Spagna e poi avevano passato lo stretto di Gibilterra su delle imbarcazioni e si erano impadroniti dell'Africa settentrionale, commettendo la loro capitale nella grande città di Cartagine, che alla fine dell'impero romano, insieme a Roma, Alessandria e Antiochia, era una delle grandi città dell'impero. I barbari di Genserico hanno fatto un danno, i Vandali hanno fatto un danno di cui oggi ancora risentiamo le conseguenze. Innanzitutto essi portarono con sé gli Alani, un popolo di origine iraniana, ed è il popolo che aveva convertito gran parte delle popolazioni germaniche all'arianesimo. Questo è un fatto molto importante, perché l'incursione del 455 di Vandali e Ariani contro Roma aveva anche dei connotati religiosi, quindi infierirono contro Roma. Ma il danno più grave che fecero è la terribile persecuzione che soprattutto gli Alani scatenarono nell'Africa settentrionale contro il cattolicesimo africano, che era il più fiorente dell'epoca. Non dimentichiamo Tertulliano, Sant'Agostino, moltissime personalità dell'epoca. La persecuzione, di cui restano abbondanti notizie, fu terribile e colpì non soltanto il cattolicesimo, ma anche tutto ciò che aveva una struttura organizzativa romana, al punto che coloro che erano sopravvissuti alla persecuzione fuggirono, lasciando nel Nord Africa un grande vuoto, vuoto di ricordi sia dell'amministrazione romana che di cultura classica. Il fanatismo islamico nell'Algeria dei nostri giorni è in gran parte dovuto al fatto che quando l'Islam arrivò a Cartagine e nelle grandi altre città dell'odierna Tunisia e dell'odierna Algeria, non trovò più niente di romano, non subì quell'influsso profondo dell'organizzazione romana e della cultura greca che invece subì in Siria, nel Libano e nell'Asia Minore.
trovò terra bruciata. Ma tornando a Roma, i Vandali fecero sicuramente dei gravi danni, dei quali non abbiamo però esatte notizie. Fu sicuramente una occupazione che ebbe anche dei connotati religiosi contro il cattolicesimo, su questo non c'è il minimo dubbio. Durante queste occupazioni, durante questi assalti, soprattutto il primo, quello del 410, è ovvio che la popolazione che viveva di fuori delle mura si riversasse all'interno della città. È quello che è successo durante l'ultima guerra con le popolazioni intorno a Bologna, che per paura di combattimenti diretti sulle loro case, vicino ai luoghi abitati, si rifugiarono dentro la città. Bologna a un certo momento era piena di vacche, di pecore, di altri animali, stalle. E a Roma deve essere successa la stessa cosa. Una grande quantità di gente si è rifugiata all'interno, con grande danno alla struttura urbana. Ma possiamo ben pensare che sia il prefetto della città che gli emissari della capitale dell'Impero Romano d'Oriente, dalla quale praticamente ormai dipendeva Roma, si preoccupassero della salvaguardia dei tesori d'arte e dei monumenti della città stessa. Comincia comunque in quel momento una lenta spoliazione dei monumenti antichi. Perché? Mancava l'arrivo diretto di pietre e di marmi dalle cave, quindi si è incominciato a spogliare i monumenti più antichi. E soprattutto non c'era più la manodopera per la manutenzione. La decadenza è stata molto lenta, ma dopo l'invasione, soprattutto quello del 455, noi abbiamo parecchie notizie di provvedimenti del governatore di Roma, che era un emissario bizantino, il quale per esempio si scaglia, emana dei decreti severissimi contro coloro che avevano incominciato a manomettere i grandi sepolcri lungo le vie consolari. Le vie consolari intorno a Roma erano fiancheggiate da una quantità inverosimile di monumenti marmorei, i grandi sepolcri. Roma non aveva dei cimiteri, la gente veniva seppellita lungo le strade. Questi monumenti erano delle forme più bizzarre, più strane. Molti erano in pietra, ma moltissimi in marmo. Alcuni erano dei colossali mausolei dedicati ad intere famiglie. Comincia in quel momento la spoliazione delle tombe e ci sono degli editti imperiali dell'imperatore di Costantinopoli severissimi contro coloro che si dedicano all'empio commercio dei marmi delle tombe. In realtà poi le tombe venivano anche profanate perché la gente spezzava i sarcofagi per impadronirsi dei gioielli che erano stati seppelliti insieme ai defunti. Quindi comincia una lenta erosione di queste tombe, 999 per 1000 delle quali è scomparsa. Le tombe più curiose che noi abbiamo ancora nei nostri giorni si sono salvate perché erano state incorporate nelle mura di Aureliano e alla fine del IV secolo nelle stesse mura rinforzate vicino alle porte dagli imperatori, dall'imperatore Teodosio. Per esempio la famosa tomba del fornaio Eurisace di epoca augustea vicino a Porta Maggiore si è salvata perché era stata inglobata in una torre accanto alla porta Flaminia, che allora si chiamava Porta di San Valentino. È stata trovata, demolendo una torre, una grande tomba di un'auriga, ma di queste ce ne devono essere migliaia, che sono tutte lentamente scomparse. Ma i grandi edifici di Roma si erano salvati. Terribile fatto accadde più tardi, quando agli inizi del VI secolo una nuova popolazione di origine germanica invase l'Italia fondando un regno associato, gli Ostrogoti. Anche loro erano però di educazione già profondamente toccata dalla latinità. E noi sappiamo che sotto il re Teodorico, che è morto nel 526, furono restaurati parecchi monumenti di Roma. Anzi, abbiamo noi documentazioni evidenti, solida evidenza, che il palazzo imperiale del Palatino era addirittura abitato dal re,
il quale costruì un piccolo ippodromo nello stadio di Domiziano, lo stesso stadio noto agli Acta Sanctorum perché è il luogo del martirio di San Sebastiano, che è un fatto storico, non è un fatto inventato. Questo ultimo momento dello splendore di Roma è l'ultima volta che nel circo vengono celebrati i giochi, sebbene mutilati dei loro aspetti più cruenti probabilmente. Questo dura poco perché alla morte di Teodorico segue quella che è probabilmente la più grande catastrofe di tutti i tempi della storia d'Italia, la guerra gotica. L'impero di Oriente e il suo imperatore Giustiniano con i suoi consiglieri non potevano ammettere l'esistenza di un regno barbarico in Italia. Quindi comincia una cosiddetta guerra di riconquista. La prima rivolta contro i Vandali e gli Alani che avevano occupato Cartagine e che vengono distrutti in poco tempo perché era un regno debolissimo dal punto di vista militare. Poi abbiamo una guerra contro i Persiani per allontanarli e poi abbiamo la terribile guerra gotica, la quale fu incominciata come se fosse un giochetto, mentre invece è durata moltissimo tempo, fino al 545 circa, e ha praticamente distrutto la civiltà antica in Italia. Tutta la zona, compresa Rimini, delle Romagne e della costa fino a circa Ancona, venne ridotta ad un deserto. Anzi, si parla di questa zona come luogo dove la popolazione fu costretta al cannibalismo endemico. Tutte le sorgenti d'acqua vennero avvelenate, i corsi d'acqua vennero impestati con cadaveri e carogne di animali. E la cosa più grave fu l'assalto contro Roma, la città di Roma. Assalto che portò a conseguenze gravissime. Il primo fu che i Vandali, cioè voglio dire i Goti, Totila, il loro re, fece tagliare tutti gli acquedotti intorno a Roma, per cui Roma rimase senza acqua. Gli edifici termali rimasero senza acqua. Ma l'acqua continuava a essere gettata dagli acquedotti nel punto in cui erano stati tagliati, provocando così la formazione di immensi acquitrini che poi sono diventati il regno della malaria e delle paludi che sono durate fino a pochi decenni fa. A un certo punto Totila decide di sferrare un attacco contro la città e ci riesce facendo una breccia nelle mura. Davanti al Policlinico Umberto I, nel viale del Policlinico, c'è ancora un tratto di mura riparato che è il punto da cui entrò Totila. Totila non è che anche lui, come nei film, bruciasse gli edifici, fece una cosa ben più grave: cacciò dalla città tutti gli abitanti. Quindi per un certo periodo di anni, che possono essere stati soltanto due o tre, la città immensa è rimasta senza manutenzione. Rimanere senza manutenzione per edifici colossali, come le terme di Caracalla, per esempio, dove ci volevano migliaia di addetti per la pulitura dei tetti, per gli scarichi dell'acqua e per tutti quanti i servizi. Non dimentichiamo che questi edifici termali, per esempio, erano molto complicati nel funzionamento. Pensate che durante l'inverno, dalla via Salaria, dal Terminillo, giungevano a Roma carichi di neve, i quali venivano conservati nei sotterranei di ciascuna delle terme, perché la neve veniva poi sciolta nei giorni più caldi dell'estate nel frigidarium, nell'acqua del frigidarium, per renderla più fredda. C'era una specie di gigantesca organizzazione la quale manteneva in piedi questi edifici. Pensate ad edifici come il Palazzo Imperiale del Palatino, un immenso complesso gigantesco, carico, gremito di opere d'arte. Soltanto per tenere in ordine i tetti, gli scarichi dell'acqua, ci doveva essere un esercito di addetti. Il Pantheon, tutto questo rimane senza manutenzione. Ora, al ritorno, finita la guerra gotica, è successo un fatto molto curioso, che molti abitanti non sono voluti tornare nella città, né sono voluti tornare nelle zone dove abitavano prima degli eventi bellici. Perché? Perché l'impero d'Oriente, non tenendo conto delle gravissime situazioni in cui versavano le terre che erano state teatro dei combattimenti, ha imposto il suo sistema fiscale,
quindi tasse terribili gravavano sugli abitanti, rendendoli praticamente nulla tenenti. E poi c'era un altro fatto che già si era avviato, quel violento odio, quella violenta frattura fra Chiesa d'Occidente e Chiesa d'Oriente, fra Chiesa Cattolica e Chiesa Ortodossa. Giustiniano, grande costruttore, è l'imperatore d'Oriente del quale restano più edifici, pensate, Santa Sofia a Istanbul, l'antica Costantinopoli, la chiesa di Santi Sergio e Bacco nella stessa città, che era la chiesa fatta per sé e per sua moglie Teodora, e che oggi è una moschea, chiesa stupefacente, la chiesa della Natività a Betlemme, ricostruzione giustinianea di un edificio più antico fatto da Costantino, la bellissima e intatta chiesa di Santa Caterina al Monte Sinai, che è uno degli edifici più conservati del mondo antico, la chiesa di San Giovanni ad Efeso, San Vitale a Ravenna, sono gli avanzi di un imperatore, il quale veniva accusato dal suo storico Procopio di essere un maniaco del mattone, della decorazione musiva, eccetera. A Roma non ha costruito assolutamente niente. Quando il suo generale Belisario riprese la città, furono riparate le mura, ma non si sono minimamente preoccupati di fare qualche cosa per i monumenti della città che erano incominciati ad andare in rovina. Ora, il riuso dei materiali di monumenti più antichi è un fatto molto più antico di quello che non si creda. Già nel III secolo si ha il sospetto che alcuni monumenti di Roma venissero costruiti usando elementi di monumenti precedenti, ma non per ragioni di necessità, perché si voleva attribuire al nuovo monumento quella carica simbolica implicita in quello più antico. Per esempio, nel 313 venne costruito l'Arco di Costantino. Generalmente nei libri di testo voi leggete: i rilievi dell'Arco di Costantino sono stati sottratti a monumenti di Traiano, di Adriano e di Marco Aurelio, perché gli scultori dell'epoca di Costantino non sapevano più lavorare. Questa è una balla. L'Arco di Costantino è stato costruito con elementi tratti da monumenti più antichi perché Costantino, come si legge anche nei panegirici dedicati all'imperatore, era il nuovo Traiano, vittorioso come Traiano, quindi il nuovo Traiano, era saggio come Marco Aurelio, il nuovo Marco Aurelio, era amante delle arti come Adriano. Infatti questi monumenti, questi rilievi tolti ai monumenti più antichi, hanno la testa dell'imperatore originario sostituita con quella di Costantino, e i romani dovevano riconoscere perfettamente da quale monumenti quei rilievi provenivano. Quindi il riuso è un fatto simbolico, e nel III e nel IV secolo è molto comune. D'altronde noi sappiamo pure che elementi dal Palazzo Imperiale del Palatino vennero portati nel Palazzo Imperiale di Costantinopoli, ad esempio la stanza dove nasceva l'erede all'impero, il cosiddetto porfirogenito, era completamente rivestita da lastre di porfido, e la stanza che si trovava nel grande Palazzo Imperiale di Costantinopoli era quella stessa del Palatino, che era stata smontata e portata a Costantinopoli per ragioni simboliche, in modo che chi nasceva in quella stanza aveva come precedenti figli degli imperatori del secondo e del terzo secolo che erano nati fra le stesse lastre di porfido rosso, il materiale dedicato all'imperatore. Quindi il fatto del riuso era una cosa molto più antica. Però adesso noi assistiamo a un fenomeno del tutto diverso, cioè vediamo monumenti antichi i quali vengono spogliati di marmi unicamente per costruire delle chiese o per ornare le chiese, non vengono certamente saccheggiati per ragioni simboliche, cosa che sarebbe stata in completa contraddizione con l'uso ai quali adesso venivano destinati. Alcuni monumenti noi sappiamo che furono demoliti per ragioni di staticità. Per esempio nel centro di Roma, nel luogo più importante della città, il Foro Romano, il grande Tempio della Concordia, che era stato costruito dall'imperatore Tiberio, venne demolito
come sappiamo da notizie, perché gravemente lesionato minacciava di crollare e con il crollo avrebbe danneggiato il sottostante arco di Settimio Severo e probabilmente anche la sede del Senato, la Curia. Altri monumenti sono stati spogliati lentamente delle loro decorazioni, facendo giri incredibili. Noi abbiamo per esempio una lastra oggi in Campidoglio di un monumento probabilmente dedicato alla battaglia di Azio, quella che sconfisse Antonio e Cleopatra, monumento che si trovava nel portico di Ottavia. Ebbene, è stato ritrovato un lastrone nella Basilica di San Lorenzo fuori le mura. Tutto questo avveniva anche perché nessuno capiva più il significato dei monumenti antichi. La fine del mondo antico è contrassegnata dalla fine dell'alfabetizzazione. Si calcola che l'alfabetizzazione raggiunta nell'Impero Romano agli inizi del VI secolo, alla fine del V secolo, sia stata raggiunta poi dall'Europa soltanto nel secolo scorso. Nessuno sapeva più leggere l'epigrafe, nessuno o pochissimi sapevano il significato della quantità enorme di iscrizioni che vedevano intorno a sé. D'altronde l'impero, e soprattutto Roma, aveva subito una sorta di distruzione delle proprie radici culturali con il cambiamento della religione. Quindi questi templi dedicati a divinità di un'altra religione non venivano più compresi nel loro significato, erano abbandonati se non anche devastati o profanati. Quindi la città decade lentamente sia per mancanza di manutenzione, sia per mancanza di interesse, sia poi perché non c'era più né la possibilità né l'intenzione di salvare il salvabile. La cosa più curiosa è che qualcuno si preoccupava ancora di salvare il patrimonio culturale della città, soprattutto i libri. Noi abbiamo notizia di un provvedimento del governatore costantinopolitano, non uso la parola bizantino perché è una parola abusiva, non sono mai esistiti i bizantini. Bisanzio è l'impero romano d'Oriente, Costantinopoli è la capitale dell'impero d'Oriente. Noi abbiamo notizia di una legge la quale cerca di salvare i libri ancora esistenti nelle grandi biblioteche pubbliche di Roma. Ogni edificio termale aveva anche due biblioteche, ce n'erano due alle terme di Caracalla, due alle terme di Traiano, di Severo Alessandro, di Diocleziano, e questo documento dice di raccogliere tutti i libri per trasportarli nelle due biblioteche delle terme di Diocleziano, vicino all'attuale stazione Termini, perché erano le uniche in cui dal tetto non filtrasse dell'acqua. Pensate quante migliaia, decine di migliaia di volumi con miniature, di rotoli, eccetera, sono andati persi in quel periodo. Praticamente del patrimonio immenso librario dell'antica Roma si è salvato un solo libro, il Virgilio Vaticano. Tutto il resto è stato distrutto dall'umidità, dall'incuria, dalla mancanza di manutenzione, eccetera. Poi sappiamo anche che già nel IV secolo alcune delle famiglie pagane, per esempio i Simmachi, i Nicomachi e altri, erano preoccupati della possibile distruzione dei grandi testi della cultura romana. Parlo di Virgilio, Tito Livio, Catullo, Orazio, Ovidio, e avevano allestito nelle loro grandi case degli scriptoria, cioè dei luoghi in cui si copiavano i manoscritti. Ognuno di ogni opera venivano fatte decine e decine di copie che venivano poi spedite ai quattro angoli più remoti dell'impero, sperando che ci fosse almeno qualche luogo da cui questi manoscritti potessero sopravvivere alla catastrofe, cosa che poi è accaduta, perché molti testi latini, anzi di tutti i testi latini che noi possediamo, quasi nessuno viene da Roma. Vengono tutti dai luoghi più remoti dell'impero, moltissimi vengono fuori dall'Irlanda, perché l'Irlanda, benché cristianizzata, era avida della cultura latina e molti manoscritti che poi tornarono in Italia attraverso il monastero di San Colombano a Bobbio,
provengono dall'Irlanda, altri provengono dalla Germania, altri provengono dalla Gallia. Quindi questa diaspora di copie dei manoscritti latini è servita a tramandarci molti dei capolavori della latinità. Poi c'era anche un altro fatto, che alcune statue vennero nascoste. Purtroppo non sappiamo i nomi degli autori e non sappiamo cosa rappresentassero, ma quando nel secolo scorso si allargò l'odierna via 4 novembre dietro il Palazzo Colonna, nei giardini Colonna, furono scoperte due statue in bronzo splendide di un pugile e di un monarca ellenistico che erano sicuramente state nascoste per impedire che venissero devastate. La Venere Capitolina, la statua in marmo che oggi si trova nel palazzo del Museo Capitolino, fu trovata in via San Vidale coricata e coperta di due mattoni sottoterra, qualcuno anche lì l'aveva nascosto. Ci sono molti altri casi, per esempio il bellissimo tesoro in argento di Proietta, una donna cristiana, tesoro che purtroppo poi nel Settecento emigrò dall'Italia ed è finito nel Museo Britannico di Londra, venne trovato accuratamente coperto e nascosto sotto la chiesa di San Martino ai Monti sull'Esquilino. Quindi c'è stato qualcuno il quale dei tesori li ha nascosti per impedire che venissero distrutti. Ma lo stesso governo di Costantinopoli effettuò sicuramente un rastrellamento dei capolavori della scultura greca che erano ancora presenti a Roma. Queste statue, in bronzo soprattutto, dovute ai più grandi artisti della Grecia classica, vennero impacchettate e trasportate, io credo, prima a Ravenna, che era una sorta di collecting point, poi dal porto di Ravenna venivano imbarcate e, facendo del cabotaggio, venivano trasportate a Costantinopoli. Noi sappiamo che nella città di Costantinopoli erano state raccolte le statue più importanti di moltissime province dell'impero. Sappiamo che nel circo di Costantinopoli esistevano dei gruppi in bronzo, poi distrutti dai crociati nel 1204 e fusi per fare moneta, che erano fra le opere più insigni dell'impero. Pare che a Costantinopoli, io credo a Costantinopoli, ci fosse l'originale del Laocoonte in bronzo. Pare sicuro che ci fosse l'originale in bronzo anche di quell'immenso gruppo di cui è stata ritrovata la copia in marmo anni fa a Sperlonga, a sud di Roma, vicino a Gaeta, che rappresentava Polifemo accecato da Ulisse. La città di Costantinopoli era diventata un immenso museo di capolavori greci. La stessa Atena Parthenos di Fidia, per impedire che fosse devastata o distrutta da eventuali saccheggi di Atene, era stata portata a Costantinopoli. Quindi anche a Roma deve essere accaduta la stessa cosa. E io credo certo, da notizie che ho assunto da varie fonti, che una nave carica di questi capolavori esiste ancora, affondata, al largo della città di Fano, ed è la nave dalla quale proviene quel meraviglioso bronzo che poi è stato fatto uscire dall'Italia in modo surrettizio e che oggi si trova in un museo della California, il cosiddetto Bronzo Getty. Deve essere uno di questi grandi capolavori della scultura greca portati via da Roma e poi andati a fondo. E lì probabilmente c'è una nave intera, perché c'è un luogo dove i pescatori non vogliono andare perché dicono che il diavolo gli rompe le reti. Sono tutte le statue affondate nelle quali si impegnano le reti che poi vengono strappate. Quindi ci deve essere, credo, anche, ma lasciamo stare, che due altri pezzi famosissimi come i bronzi di Riace provengano da lì. Comunque, la città di Roma venne spogliata prima dei suoi capolavori, probabilmente anche i quadri, perché Roma era piena di capolavori di pittura greca. E poi si passò anche a togliere dagli edifici le tegole di bronzo dorato. Noi sappiamo che vennero tolte le tegole dal Tempio di Venere a Roma, vicino al Colosseo. Sappiamo che venne tolta la copertura di bronzo dorato dal Pantheon. Tutti edifici splendidi, meravigliosi, dai quali venne tolta questa decorazione che faceva molta gola. La città intanto andava sempre più impoverendosi, sempre più immiserendosi, e gli edifici, mancando la manutenzione, cominciarono a crollare alcuni, altri vennero trasformati. Ad esempio, il Colosseo diventò un enorme condominio
un enorme condominio di moltissime famiglie. Nelle arcate del pian terreno c'erano le scuderie, però negli altri piani era stato lottizzato ed era una cosa molto utile perché il Colosseo diventava così una sorta di villaggio-fortezza molto facile a difendersi. L'acqua veniva presa probabilmente o dai condotti sotterranei del Colosseo o dalla vicina fontana, qualche acquedotto era stato riparato, la Meta Sudans. Altri edifici cominciarono a venire giù. L'edificio più spettacoloso della Roma imperiale, quello di fronte ai quali i visitatori rimanevano stupefatti, e cioè il Foro Traiano, deve essere incominciato a crollare. Non bisogna dimenticare che verso il VII secolo, VI, i maggiori edifici di Roma dovevano sembrare delle foreste. Dovevano sembrare delle foreste perché erano coperti di un'immensa quantità di alberi, di olmi, di fichi, le cui radici contribuivano a sgretolare le ossature. Il Foro Traiano deve incominciare a crollare in quest'epoca, devono essere crollate le travature della navata centrale della Basilica Ulpia e la Basilica diventa un luogo di baracche. C'è un punto di scavi che non è generalmente visibile, in cui si vedono gli avanzi della Basilica e gli avanzi di miserabili catapecchie con i focolari, eccetera, e il pavimento di marmi preziosissimi è addirittura sfondato per scavare le tombe degli abitanti. Così come intorno al Colosseo gli abitanti avevano fatto un loro cimitero. Altri monumenti vennero distrutti scientificamente. Uno dei casi più curiosi è quello del Foro di Augusto, con il meraviglioso Tempio di Marco Ultore. Il Tempio è stato raso al suolo da un gruppo di monaci basiliani per costruire una chiesa. Furono salvate solo le tre splendide colonne che ancora esistono sul fianco, colonne salvate perché sostenevano il campanile, campanile che poi è stato scioccamente demolito alla fine del Settecento, nel primo Ottocento, vi farò vedere una diapositiva. Ma altri edifici si sono salvati unicamente perché c'è stato un riuso, cioè vengono riutilizzati a scopi non propri. Questo li ha salvati. Il Foro di Nerva, il Tempio di Minerva, che è rimasto in piedi fino all'epoca di Paolo V Borghese, all'inizio del 600, del XVII secolo, si era salvato il Tempio di Minerva perché era diventato un granaio. L'avanzo del Septizonium, la grande fontana monumentale di Settimio Severo, che fu distrutta poi da Sisto V e le cui colonne sono servite a fare parecchi monumenti della Roma Sistina, si è salvato perché io credo fosse il campanile della chiesa di Santa Lucia in Septem Solis. E altri avanzi della Roma antica debbono il loro sopravvivere unicamente al fatto perché sono stati trasformati in fortezze, in luoghi fortificati, ma l'intera città è morta, è diventata un luogo deserto e la popolazione si raccolse lentamente vicino al Tevere, anche per questioni di acqua, in un quartiere che porta tutti i nomi greci o dedicato a santi greci, San Giorgio in Velabro, Santa Anastasia, che è l'Anastasis, cioè la Resurrezione, e Santa Maria in Cosmedin, cioè il quartiere che sta fra le radici del Palatino e l'Esquilino. Io vorrei incominciare a farvi vedere alcune diapositive. Se lei vuol far vedere la prima. Vedete la città? La città è una grande metropoli. Dio mio, qui non funziona questo. Vedete che forse se spegnete un po' la luce si vede meglio. Vedete, una grande metropoli con monumenti grandiosi. Vedete a sinistra la cupola del Pantheon, qui in primo piano il circo di Domiziano, là dietro il Tevere, il grande teatro di Pompeo, tutti monumenti di cui solo il Pantheon è rimasto. Vedete anche una sorta di lago qui al centro, che è il cosiddetto stagno di Agrippa, una canalizzazione che era stata fatta dal genero di Augusto per togliere l'umidità dal centro di Roma. Tutta la città profana è sparita, sono rimasti soltanto il Pantheon e pochissimi avanzi dello stadio di Domiziano.
altri monumenti colossali come il Teatro di Pompeo che vedete sulla destra non esistono più o esistono soltanto nella pianta stradale. Faccio vedere un'altra diapositiva. Ecco, vedete l'Arco di Costantino? L'Arco di Costantino ha gli 8 rilievi sull'attico, qui ne vedete 4, di un monumento di Marco Aurelio. I tondi vengono da un monumento di Adriano. All'interno dell'arco e all'esterno dei lati c'è un grande fregio traianeo, ma non è che siano stati portati via perché non sapevano scolpirli, è per ragioni simboliche, perché si voleva attribuire all'imperatore le stesse virtù di coloro ai quali erano stati dedicati quei monumenti. Faccia vedere ancora. Ecco, questo vedete è un caso di ricostruzione un po' idealizzata del Colosseo a sinistra con il Tempio di Venere in Roma sulla destra e fra il Colosseo e il Tempio l'immenso colosso in bronzo che era stato innalzato dall'imperatore Nerone nell'atrio della sua Domus Aurea, del suo palazzo, e che quando si decise di distruggere il palazzo perché occupava troppo terreno nel centro di Roma fu trasportato su una nuova posizione dall'imperatore Adriano facendolo trascinare da 24 elefanti e trasformandolo con una corona di 7 raggi in una sorta di Dio Sole o emblema dell'eternità. Anche qui si tratta di un riuso, ma anche qui il riuso è simbolico. Il fatto stesso che Adriano abbia usato gli elefanti, che erano il simbolo dell'eternità, vuol dire che si attribuiva a questa statua un nuovo significato legato ai destini dell'impero di Roma. Di questa statua non è rimasto niente. Non sappiamo nemmeno quando sia crollata. È probabile che già all'epoca della guerra gotica fosse in cattivo stato. Anche per mantenere una statua come questa, la quale era di bronzo ma aveva un'anima di legno probabilmente, c'era bisogno di una manutenzione che è venuta a mancare. Faccio ancora vedere. Ecco, vedete? Un fenomeno che poi diventa sempre più diffuso è quello della ricerca fremebonda dei metalli. Il ferro a Roma veniva dalla Britannia. Con l'abbandono della Britannia da parte dei Romani sotto l'imperatore Onorio all'inizio del V secolo, le miniere di ferro erano diventate irraggiungibili. Il ferro diventa un elemento preziosissimo. Voi vi ricordate che uno dei grandi miracoli di San Benedetto avviene quando un contadino che lavorava a Subiaco, vicino al lago della Villa Imperiale, vicino all'odierno edificio benedettino, perde nell'acqua il falcetto di ferro. Per un lavoratore perdere uno strumento di ferro significava non poter più lavorare. Il ferro era infinitamente più prezioso dell'oro, perché serviva a vivere, serviva a mantenersi. Allora San Benedetto compie il miracolo e ripesca il falcetto. Nella Roma medievale la ricerca del metallo ferroso diventa frenetica. Se voi osservate, moltissimi edifici romani presentano una quantità di buchi, di fori. Vedete qui al pian terreno e poi anche in alto, fra i vari blocchi ci sono dei fori. Quei fori sono stati eseguiti lentamente da gente spesso appesa a canestri per arrivare ai perni di ferro fermati da stagno che tenevano uniti i vari blocchi di pietra di travertino. La preziosità immensa di questi perni giustificava l'immenso lavoro che veniva fatto per estrarli e per indebolire così i monumenti stessi. Tutta una parte del Colosseo che è crollata nell'anello esterno deve essere crollata perché tutti i perni erano stati esportati. Quindi i vari blocchi non erano più tenuti insieme con quell'anima ferrosa che praticamente li avrebbe resi a prova di bomba. Guardiamo un altro edificio. Ecco, vedete qui un avanzo del fianco di un immenso edificio in marmo, il tempio dell'imperatore Adriano in quella che oggi è Piazza di Pietra. Questo gigantesco edificio conserva oggi soltanto parte di un fianco, i due lati minori e l'altro fianco sono completamente spariti. Vedete anche qui
i buchi nelle colonne che sono all'altezza della congiunzione dei vari rocchi di marmo. Sono voluti un'eternità per portarli via. Guardiamo un po', vedete che già, ecco, quello, no, ecco, questo è, no, ecco, vedete, questo è lo stesso edificio come già si presentava nel Cinquecento, praticamente è come lo vediamo oggi. E si è salvato per un riuso, non sappiamo quale, perché all'interno delle colonne era stato costruito un edificio che serviva a qualche cosa. Questo è, dobbiamo la sopravvivenza di queste colonne al fatto del riuso. Guardi un po'. Ecco, vedete qui, tre colonne del Tempio di Marte sono state salvate dai monaci basiliani per costruirci sopra il campanile. Questo è un disegno del primo Seicento che mostra le tre colonne con il campaniletto sopra. Campanile che oggi purtroppo non esiste più. Intanto poi il terreno della città aveva incominciato ad alzarsi. Pensate che in certe zone di Roma, come per esempio la via Urbana, la città antica è 14 metri sotto il livello attuale, perché dalle colline, dal Quirinale, dall'Esquilino, dal Celio, è venuta giù con le piogge un'enorme quantità di detriti che ha riempito le valli. Io sono convinto che se scavano sotto via Urbana trovano degli avanzi importantissimi e intatti, probabilmente, gli edifici preziosissimi, case private, piccoli templi, completamente sepolti da questi detriti, saccheggiati e poi lasciati andare. Faccio ancora vedere. Vedete questo immenso prospetto monumentale? Era chiamato il Septizodium. Non si sa bene da che cosa derivi il nome, ma era stato costruito dall'imperatore Settimio Severo alla fine della Via Appia e legato alla curva del Circo Massimo che voi vedete qui a sinistra. È probabile che il Septizodium avesse a che fare, dato che c'era il numero 7, Sept, con i giochi del circo, ma non sappiamo bene la sua funzione. Questo immenso edificio, già nell'VIII secolo, era in parte crollato. E lo sappiamo con esattezza, perché un pellegrino che nell'VIII secolo ha girato per Roma ha trascritto molte iscrizioni in un codice che è stato poi ritrovato a Einsiedeln in Svizzera ed è chiamato l'anonimo Einsiedelense. Nell'iscrizione relativa al Septizodium noi sappiamo che il monumento era stato costruito da Settimio Severo, però la parte centrale dell'iscrizione manca, il che vuol dire che era già crollata. Si pensa che nell'edificio ci fossero delle fontane monumentali nelle tre nicchie e recentemente sono stati scoperti gli avanzi di un immenso bacino in porfido che probabilmente è uno dei bacini delle tre fontane e che le tubature di queste fontane avessero già pregiudicato la consistenza del monumento. Faccia vedere un altro. Quello che è importante è che di questo colossale insieme era rimasto nel Rinascimento soltanto la parte che vedete a sinistra. Perché si era salvato? Perché da altri disegni, faccia un po' vedere quello che viene dopo, si direbbe che esso fosse, vedete una finestrella bifora, questo è un disegno di Maarten van Heemskerk, un olandese che era venuto a Roma nel primo Cinquecento. Si direbbe che questo avanzo fosse diventato il campanile di una chiesa. Io penso alla chiesa di Santa Lucia in Septem Solis, Septizodium, che era una diaconia, cioè una di quelle chiese di Roma nelle quali veniva distribuito il cibo ai poveri. Il miserabile avanzo del Septizodium era pericolante, Sisto V lo fece demolire. Le colonne esistono tutte ancora, sappiamo esattamente quali sono. Ce ne sono 6 o 8 nella cosiddetta Fontana del Mosè, a Piazza San Bernardo, mentre molti dei marmi delle trabeazioni sono serviti ai sepolcri di Santa Maria Maggiore. Sappiamo esattamente dove sono andati, perché ci fu un processo, un architetto che era molto favorito da Sisto V, fu poi accusato di avere rubato, ci fu una sorta di mani pulite fine Cinquecento e l'architetto si giustificò perché indicò con esattezza a che cosa erano serviti i marmi degli edifici romani demoliti, quindi dalle misure, da tutto quanto, e la
controllo che è stato effettuato gli dà perfettamente ragione. Faccio ancora vedere. Vedete qui a sinistra il Tempio di Minerva nel foro di Nerva, a destra c'è la Torre dei Conti, una torre medievale che ancora esiste, poi ci sono le cosiddette colonnacce, cioè due colonne che all'interno hanno una figura di Minerva, che abitualmente si crede siano del foro di Nerva, mentre invece a mio avviso sono di un monumento del tutto diverso che continuava a destra. Questo grande edificio, queste colonne, nel Medioevo esisteva ed era chiamato il Granaio dei Cardinali, perché era diventato un granaio. Fu demolito da Paolo V Borghese, anche qui sappiamo esattamente che fine hanno fatto le colonne. L'arco che voi vedete in fondo è riprodotto in moltissimi quadri fiamminghi, lo chiamavano l'arco di Noè. Il terreno qui era già sollevato di 5 o 6 metri, perché sotto quelle colonne c'era una grande scalinata in origine. Quindi l'intera planimetria della città era stata sconvolta. Faccia vedere. Altri edifici, un disegno del primo Cinquecento, in cui si vede una trabeazione come se fosse di un arco di trionfo, con due campane e un fregio. Questi sono sicuramente elementi del foro traiano e probabilmente quello che noi vediamo in alto è un pezzo dell'arco di trionfo di Traiano sotto il quale si era insediata una chiesetta con le sue campane. Serviva quasi da campanile rustico. E il fregio sotto ne abbiamo dei pezzi nei musei, esiste ancora. Faccio ancora vedere. Questo è un altro edificio colossale. Insieme al Tempio di Giove Capitolino era il più grande tempio di Roma ed è il cosiddetto Tempio di Siepe e quella torre a sinistra che voi vedete nel Medioevo era chiamata Torre di Mesa. Questo è il retro di un immenso edificio completamente di marmo che aveva innalzato l'imperatore Caracalla sul Quirinale. Era dedicato a Serapide e come tale aveva la facciata rivolta verso est, verso il sole che sorge. Nella parte posteriore c'erano due gigantesche scalinate di marmo sotto delle coperte da murature in mattoni. Quelle murature che voi vedete a destra sono le coperture della scalinata, che esistono ancora, mentre la scalinata di marmo è quella che oggi si vede sotto la chiesa di Santa Maria in Araceli. Il Tempio di Siepe, quell'avanzo, quel frontone, ho detto anche frontespizio di Nerone nelle guide di Roma, si era salvato perché vedete che c'è addossata una torre, serviva da fortilizio. Quando nel 1630 circa il Tempio di Siepe venne demolito da Urbano VIII, i cornicioni furono risparmiati e si trovano oggi nel giardino privato del principe Colonna. Sono di proporzioni colossali, sono cose che pesano, non dico decine, ma addirittura centinaia di tonnellate. Il Tempio di Serapide, nella sua integrità, era molto simile, come proporzioni, ma più grande, più solido, di quello che è il grande Tempio di Baalbek, nel Libano. Ciò che meraviglia è lo sforzo fatto per distruggere monumenti del genere. D'altra parte non dimentichiamo che nella Roma medievale c'è stato un commercio di marmi verso tutta l'Europa, verso altre città italiane e verso tutta l'Europa. Questo spiega la scomparsa di monumenti colossali come il Tempio di Siepe o come il Tempio di Giove Capitolino. Il Tempio di Giove Capitolino, che era insieme al Tempio di Serapide ad Alessandria una delle meraviglie dell'impero, è completamente sparito e io sono sicuro che alcuni dei suoi marmi sono quelli che sono stati utilizzati per la facciata del Duomo di Orvieto, perché noi abbiamo notizia di una quantità di trasporti di marmo verso Orvieto, ma è una cosa che è troppo complicata a spiegare in questo momento. La parte sotto, scusi me lo faccia rivedere, no, ecco dopo questo, ancora, ecco, no, quella che c'era prima. Non lo prende più. Ecco, la parte sotto, vedete questa loggia? C'è una sorta di loggia. La parte sotto è il primitivo palazzo dei Colonna, alcuni dei grandi signori di Roma.
avanzo che è stato demolito, mentre le murature in mattoni della scalinata di Caracalla che collegava il Tempio col Campo Marzio esistono ancora. Fra l'altro in questa facciata esisteva murato, qui non si vede bene, in senso verticale, un grande coccodrillo scolpito, coccodrillo che oggi sta a casa mia e che io, ho ritrovato per puro caso come oggetto moderno del 1910 presso un robbivecchiaro che non sapeva quello che aveva. È sicuramente quel coccodrillo lì, è provato da infinità di disegni, eccetera. Quindi vedete che razza di giro che ha avuto la Roma antica, è una cosa romanzesca. Ancora, faccia vedere un'altra. Altri edifici si sono salvati perché sono stati trasformati in fortezze. Una delle grandi tombe della Via Appia, quella di Cecilia Medella, non è che si sia salvata per la sua bellezza o per le sue proporzioni, si è salvata perché i Caetani, un'altra famiglia romana molto importante, l'hanno trasformata a un certo momento in fortezza e come tale è rimasta. Originariamente la tomba non era coperta, non era circondata da una corona di mattoni con le merlature, era circondata da un cono di terra sulla quale erano probabilmente piantati dei cipressi, tipo etrusco. Però questo è un disegno del primo Cinquecento e la, ancora, e la tomba che vedete oggi è praticamente la stessa. Il basamento è stato completamente spogliato dai suoi marmi. Se uno dei punti fissi della paesaggistica di quella che una volta era la campagna romana, ahimè che oggi è completamente sparita. Ancora. Beh, qui veramente vi faccio vedere una cosa molto curiosa, che quell'anonimo di cui vi parlavo, di Einsiedeln, ha copiato anche delle iscrizioni che poi sono andate perse nella curva, ed era il vero arco della vittoria contro la rivolta giudaica del 70 d.C. Vedete, qui è preziosissimo questo codice perché ci indica delle cose di cui non avremo più assolutamente nessuna notizia. Vedete, il Senato e il popolo di Roma dedicano all'imperatore Tito, figlio dell'imperatore Augusto Vespasiano, pontefice massimo, tribù, eccetera, eccetera, perché con i consigli del padre e con gli auguri domò il popolo degli ebrei e Urbem Jerusalem e la città di Gerusalemme, che prima di lui da comandanti, re, da agenti, o era stata inutilmente desiderata, e poi la De Levit finisce, distrusse la città di Gerusalemme che prima di lui molti generali avevano. Questo arco doveva essere importantissimo e probabilmente i suoi rilievi rappresentavano la conquista di Gerusalemme. L'arco è stato completamente demolito quando la stessa famiglia dei Frangipani, di cui ho parlato prima, ha costruito delle fortezze nel Circo Massimo. Io sono convinto che se scavano qualche cosa la trovano. Mi sembra impossibile che la colonia ebraica di Roma abbia consentito la distruzione dei rilievi che ci dovevano essere in questo edificio. Posso vedere ancora? Una statua che si è salvata è quella del Marco Aurelio nella piazza del Campidoglio e si è salvata in modo molto fortunoso. Pare, secondo le ultime ricerche, che in origine essa si trovasse nella casa privata di Marco Aurelio, che era situata nell'odierna via Ambaradam, cioè dietro l'ospedale di San Giovanni in Laterano. Hanno trovato una base che corrisponderebbe, quella era la zona in cui c'erano le grandi famiglie di Roma. La chiesa di San Giovanni in Laterano è praticamente costruita sul palazzo dell'imperatore Massimiano che Costantino donò al vescovo di Roma, al Papa. Quindi il dono di Costantino ha un certo fondamento, però era limitato soltanto al palazzo imperiale. Questa statua si salvò perché nel Medioevo veniva considerata statua di Costantino e a un certo momento, tolta dalla sua sede originaria, venne posta davanti all'ingresso del Patriarchio Lateranense. Durante il Medioevo i papi non vivevano nel Vaticano, vivevano nel Laterano e accanto alla chiesa di
San Giovanni, che è la cattedrale di Roma, c'era questo immenso complesso di sale, saloni, triclini, un vero e proprio palazzo imperiale, che fu scioccamente demolito da Sisto V alla fine del Cinquecento e di cui resta soltanto il Sancta Sanctorum. Davanti all'ingresso del Palazzo Lateranense c'era questa statua. Perché? Perché faceva da controaltare all'ingresso del Palazzo Imperiale di Costantinopoli. Per accedere al Palazzo Imperiale di Costantinopoli, dunque, ci abbiamo la chiesa di Santa Sofia. Fra Santa Sofia e l'ingresso del palazzo c'era una grande piazza, l'Augusteum. Al centro dell'Augusteum c'era una statua equestre di Giustiniano, che era probabilmente una statua di Teodosio trasformata in Giustiniano, esattamente davanti alla porta. Così come nella chiesa ortodossa avevano Giustiniano davanti all'ingresso del Palazzo Imperiale, così nella chiesa cattolica davanti alla sede pontificia c'era la statua di Costantino. Questa è la ragione per cui si è salvato. Delle altre innumerevoli statue equestre di Roma, noi sappiamo il numero, non mi ricordo, ma impressionante, c'erano 36 archi di trionfo, ognuno dei quali aveva in cima una quadriga di bronzo con l'imperatore, le vittorie, cioè tutto perduto, e centinaia di statue di bronzo, tutto è perso fuorché questa statua di Marco Aurelio trasformato dalla leggenda in Costantino. Facciamo ancora vedere. Come vedete, questo è il pugilatore bellissimo oggi al Museo Nazionale Romano, che è stato ritrovato nascosto sotto il Palazzo Colonna. Chi è l'autore? Deve essere un grande scultore. Chi l'ha nascosto e come facciamo a saperlo? È stato qualcuno che ha tentato di salvare un capolavoro. Faccio ancora vedere. Un altro incredibile ritrovamento avvenne alla fine del secolo scorso nell'Esquilino, in una sede sicuramente degli imperatori, in un palazzo, una villa imperiale, fu trovato un salone murato. Qualcuno l'aveva murato per impedire che persone malintenzionate vi accedessero, e in fondo al salone c'era questa spettacolosa statua di Commodo, già in parte rovinata, era stata distrutta una delle amazzoni in basso, ma di bellezza incredibile, sembra una porcellana, insieme a due statue di tritoni. E in questo stesso ambiente venne ritrovato, ma caduto, qualche cosa è stato ricostruito, il rivestimento delle pareti originarie della sala, il rivestimento che era niente di meno che di oro e di pietre preziose, smeraldi, rubini, eccetera. In un primo tempo si credette che fossero pezzi di un mobile, poi si è visto che erano il rivestimento di una sala del Palazzo Imperiale. Un altro ritrovamento analogo fu fatto nel Settecento sul Palatino, quando si scoperse una sala la quale aveva le pareti di pietre semipreziose filettate d'argento, quindi queste devono essere sede di uno sfarzo quasi incredibile. Faccia vedere. Altra cosa che deve essersi salvata miracolosamente, ma perché qualcuno ha provveduto, è questa immensa statua che si trova nel cortile del Museo Capitolino e che si chiama Marforio. Io sono certo che questa è la statua dell'oceano che in origine si trovava in una fontana fatta dall'imperatore Severo Alessandro, fontana che era nell'odierna piazza Vittorio Emanuele. Noi abbiamo delle monete in cui vediamo che al centro della fontana c'è una colossale figura di una divinità marina o fluviale sdraiata. Qualcuno ha tentato di salvare qualche cosa, e altri rilievi che si sono salvati sono quelli del Marco Aurelio, di Marco Aurelio nel Palazzo dei Conservatori, ce ne sono tre, e fanno parte della stessa serie, dello stesso monumento di cui otto erano stati messi sull'Arco di Costantino. Quindi qualcuno ancora capiva l'importanza di queste cose e ha tentato di salvarle, e a lui dobbiamo, a questo sconosciuto dobbiamo, se ancora possediamo, questi capolavori. Faccia vedere. Ecco un altro dei rilievi di Marco Aurelio. Facciamo vedere. Mano a mano però la città era abbandonata, tutto stava crollando, alcune zone erano completamente deserte, e abbiamo un fenomeno molto curioso. Molto spesso noi troviamo che le parti superiori, questo vedete, il Tempio di Venere Genitrice del Foro di Cesare, è stato ricostruito negli anni 30. Vedete che le parti antiche in marmo sono quelle superiori, le parti inferiori sono sparite. Perché? Perché nel crollo dell'edificio
Le parti superiori, che sono cadute per prima, si sono subito ricoperte di terra e sono salvate. Ciò che emergeva dalla terra poi è stato fatto a pezzi perché incomincia il fenomeno terribile delle calcare, cioè i monumenti, le statue, le iscrizioni, eccetera, vengono fatte a pezzi e bruciate nei forni per trarne della calce. Ci sono moltissimi luoghi della Roma medievale che vengono chiamati calcararium o la chiesa Santa Maria in Calcara. Vuol dire che nei dintorni si bruciavano statue antiche per trarne della calce, per fare dei nuovi. E questo fenomeno assume proporzioni enormi quando Roma è abbandonata durante l'esilio avignonese alle fazioni dei baroni. Tutti si costruiscono delle fortezze e alcuni monumenti vengono proprio rasi al suolo, le Terme di Traiano, eccetera. Ancora? Ah no, questa è storta, ma non fa niente, vi faccio vedere quella dopo. Basilica Ulpia, perché si sono salvate le colonne mentre mancano i capitelli? Perché le colonne sono di granito che non brucia. Capitelli e basi, che erano di marmo bianco, sono sparite nei forni dei calcarari, come sono spariti le lastre dei pavimenti e i portici delle navate secondarie, che erano di marmo tenero. Le calcare sono durate per secoli. Lo stesso Raffaello, nella lettera a Leone X, parla di questo vizio orribile di distruggere monumenti, marmi scolpiti per fare della calce, e prega il Papa di salvare il salvabile. Mio Dio. Quindi noi abbiamo di questi monumenti, faccia un po' vedere se ce n'è ancora un'altra. Questa, vedete, un avanzo del Foro Traiano, sono state asportate persino le lastre del pavimento. La distruzione è stata sistematica, fino in fondo è arrivata fino alle fondazioni degli edifici. Ancora? Questa e poi un'altra ce n'è? No. E così diventa poi la Roma, vedete, la Roma vista dal Campidoglio agli inizi del Cinquecento. Poche case, luoghi deserti, il Colosseo in fondo a destra, pochissimi avanzi romani che emergono, quasi niente. Emerge soltanto una città piccola, la quale da un, io penso, sui 2 milioni, 2 milioni e mezzo di abitanti, era scesa nel Medioevo a 18.000 abitanti. La catastrofe dei monumenti antichi è continuata poi, terribile nel Rinascimento, quando il rinnovato interesse per l'antichità classica ha portato a scavi tumultuosi e la distruzione, che continua ancora, perché molto spesso questi costruttori palazzinari, pur di fare presti lavori, non denunciano i loro ritrovamenti, è però molto diminuita dal momento in cui, alla fine del Settecento, è nata la moderna scienza archeologica. Non ce ne sono più, vero? I monumenti che vedevano nel Seicento sono ancora quelli che ci sono oggi, la Basilica di Massenzio. Qui c'è ancora a sinistra la colonna che poi Paolo V Borghese fece innalzare davanti a Santa Maria Maggiore. Vedete che c'è una grande colonna fra i primi due archi. Ancora. Poi le Terme di Diocleziano. Le Terme di Diocleziano, con a sinistra quella che oggi è la chiesa di San Bernardo, sono praticamente quelle che vediamo oggi. L'arco, qui la grande abside, è stata demolita una novantina di anni fa per fare l'ingresso all'odierna Via Nazionale. Ancora? Finito? Quindi vi ho dato un accenno molto breve di quello che è stata la lunga, lunghissima agonia di quella che era la grande meraviglia del mondo antico, la città di Roma, la città eterna. Vi ringrazio dell'attenzione.